Ciao fragoline, nuovo vlog. Allora, in questo vlog voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto e quelli che faccio, perché vi spiego. In poche parole, una settimana fa ho aperto Acquasapone, che è questo. Questo è il volantino. E dato che finalmente dopo un bel po' aperto Acquasapone vicino casa mia, praticamente 2 minuti di macchina, e l'hanno aperto qua a Sannino, a Como, e dato che danno 2 cose in omaggio, o la tovaglia, che è questa qua, oppure il sacchettino con la bustina. Ma non solo per quello, ma volevo andare a vedere come l'hanno fatto praticamente, e voglio andare insieme a voi, così lo vediamo insieme, non tutto perché non posso riprendere, e poi vi faccio vedere quello che compro a Acquasapone. Però voglio farvi vedere i primi acquisti che ho fatto quando sono andata all'IKEA. Non ho vloggato, però chi mi segue su Instagram ha visto qualcosa. Per cui se non vloggo vuol dire che le storie le metterò su Instagram, se per caso non vloggo. Se invece voglio vloggare, ovviamente prima vloggo e poi metterò le storie su Instagram, io faccio così. Per cui, dato che non avevo voglia di vloggare, tantomeno ho deciso che quel giorno non era praticamente un giorno in cui dovevo registrare, perché volevo stare più tranquilla senza registrare, dato che io vado una volta ogni morte di papa all'IKEA, perché all'IKEA si trova vicino a Milano. Da me a Milano ci vogliono praticamente un'oretta di macchina, per cui non avevo voglia di vloggare, per cui alla fine ho solo comprato e fatto acquisti che adesso vi mostro, e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto all'IKEA. Per cui scusate se non ho vloggato l'IKEA, ma almeno per una volta non voglio vloggare, e sto cercando anche di non vloggare sempre, di godermi un po' quello che faccio che vloggare, dato che adesso inizia a fare troppo caldo e registrare video inizia a essere ancora più pesante. Comunque, detto questo, vi faccio vedere gli acquisti dell'IKEA e poi vi faccio vedere le altre cose, per cui vi faccio vedere gli acquisti. Allora, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto all'IKEA. Iniziamo da questo. Allora, questo è praticamente, una coperta per coprire il letto quando metti sulle lenzuola. L'ho presa grigio perché questa costava di meno, costava 20 euro. Invece le altre, quella ad esempio rosa, che volevo rosa, costava 45. Allora, dato che le volevo provare, ne ho presa una. Questa è per matrimoniali, infatti è per 2. Adesso lo apriamo, così vi faccio vedere se riesco ad aprirlo con una mano. Vi faccio vedere com'è e poi vediamo se è leggerissima. Con una mano è complicato. E la coperta, che la userò come per coprire quando faccio il letto, che ovviamente il letto adesso non è fatto. Questa è di 2,30 x 2,50, praticamente. Non è male, è carina, molto leggera, grigia, con questi pallini, cioè queste righe, non pallini. E la proverò, poi vi farò sapere più in là oppure nel vlog, adesso vediamo. Comunque secondo me preferisco prima lavarla, che così almeno rimane più pulita. Poi ho preso questi 2 per appendere i vestiti. Questi qui allora il codice è questo praticamente, e ho preso questi 2 in legno, che dopo li metterò su, che sono 2, anche questi qua spero che sono resistenti. Questi non mi ricordo, mi sembra 5 euro 2 pacchi,
se non sbaglio. No, 10 euro 2. 5 euro un pacco e ne ho presi 2, 10 euro. Se mi ricordo bene, perché lo scontrino non ce l'ho, per cui ce l'ha mia mamma. Invece questi sono i cuscini che adesso apriamo e proviamo. Cuscini sotto vuoto, pagati 6 euro l'uno, in poche parole. Questo qua è il codice, non so, io vi lascio il codice, perché se poi volete comprarli almeno avete il codice. Proprio allora, questo è di 50x80, questo è uno e praticamente è un cuscino, ma credo che sia capito, anzi sono due cuscini perché ne ho presi due. Adesso li apriamo e vediamo se sono buoni, li proviamo, che poi ovviamente non sono per me perché io ce li ho, ma in realtà può fare praticamente la collezione dei cuscini per farvi capire. Per cui è così, secondo me è troppo basso, è un po' imbottito, tranne qui, qua in mezzo è tanto imbottito, qui anche, ma secondo me boh. Comunque fatto così, adesso vabbè, li aprirò tutti e due, li metterò sul letto e li provo. Tanto questi non li provo io, ma li prova lui. E non so, comunque questo è il cuscino. Non ho preso tanta roba perché sinceramente non è che non mi piaceva quello che c'era per il momento, per cui non ho preso niente. Volevo prendere le piantine, ma alla fine non le ho prese. E ho preso solo queste pochissime cose, più le altre cose per la casa, che ovviamente adesso le abbiamo messe giù, che sono sia per la cucina che per la sala, però quelle lì ormai le ho già aperte, è inutile farvele vedere. Se per caso vi interessa, ve le faccio lo stesso vedere, quello che ha preso mia mamma. Queste invece sono più o meno le cose che abbiamo preso noi. Non è molto, ma le cose praticamente utili, in poche parole. Allora, questi erano gli acquisti dell'IKEA, non erano tanti perché non ho trovato tante cose che mi piacevano, poi i prezzi secondo me erano leggermente un po' altini, ho preso il necessario, le cose che mi servivano di più e non ho voluto, diciamo, spendere il doppio. Comunque, questi sono stati gli acquisti. Poi sono andata alla bancarella, questo è il sacchettone, alla bancarella sempre dell'amica di mia mamma, che c'è ogni sabato a Sannino. Praticamente ogni volta io vado sempre da lei, perché a parte che è tutto made in Italy e poi ha una qualità ottima. Per cui vi mostro quello che ho preso. Allora, vi faccio vedere che ho preso innanzitutto i leggings. Allora, ho preso 3 confezioni di leggings neri. Questi qua sono 3 confezioni. Allora, 2 li ho già usati, ovviamente, che sono questi. Adesso vi faccio vedere come è fatto. Io ho preso sempre una XL. Questo qui è della Jadea. I leggings pagati 9 euro. Ho preso praticamente i leggings neri per il lavoro, perché mi servono e anche perché a me piace il nero, sinceramente. Per cui sono semplicissimi, larghi, leggeri. Sono fatti così, ovviamente la roba non ve la faccio vedere indossata. Comunque sono neri con l'elastico, semplicissimi, e sinceramente li ho presi perché, a parte che sono comodi, e poi perché io di più li uso per andare in giro, anche di più in inverno. Questi qui li uso di più in inverno, per cui ho preso questi qua neri. Ho preso altri 2, che è uno bianco e uno grigio, sempre 9 euro. Vi faccio vedere. Allora, questo è quello grigio, fatto così, semplicissimo, con l'elastico, che dato che io non ce li ho perché li ho rotti tutti, li ho voluti comprare. E poi bianco, invece il bianco è praticamente così. Ho preso anche il blu, se non mi sbaglio, e basta. Però il blu me lo sono fatto ordinare perché non c'era la taglia. E questo è il bianco, uguale.
con la gonna che me la metto su. Poi, allora, ho preso un po' di intimo. Allora, l'intimo diciamo che è privato, è una cosa privata, per cui sinceramente certi non lo mostrano, però ho detto chi se ne frega, tanto non è che lo devo indossare, e allora io voglio farvelo vedere. Fatemi sapere se vi piace lo stesso vedere le cose intime, tipo reggiseni in mutande, se vi interessa. Io ve le mostro lo stesso, però fatemelo sapere lo stesso sotto qui nei commenti. Ovviamente non li provo, ma sinceramente non c'è niente di male a mostrare anche l'intimo. Ho preso questo reggiseno della L'Ormar, che l'avevo preso bianco, quello che vi avevo fatto vedere, e invece adesso l'ho preso nero, così che adesso ve lo faccio vedere. Questo è 21 euro, qua c'è il prezzo, questo costa 21 euro. Sempre una 6, una sesta, perché porto la sesta. Praticamente è un reggiseno in pizzo, un po' imbottito, come l'altro. Io ve lo faccio vedere, ma è uguale come l'altro, fatto così, in pizzo. È molto carino. E c'è anche il segno. È leggermente un po' imbottito. Comunque è fatto così. È anche carino. Adesso ovviamente mi devo mettere a lavare. Comunque ho preso questo perché mi piaceva anche nero. Dato che il bianco mi sono trovata bene e l'ho utilizzato, lo sto utilizzando, in poche parole, ho voluto prendere anche il nero. Poi, per finire, ho preso un po' di mutande, sempre della Javea. Allora, le mutande costano 3,50 euro l'uno. Io ne ho prese un bel po'. Comunque, ve le faccio vedere. Allora, questo qui è cielo, colore cielo. È in pizzo praticamente così. Fatto così. Ve lo faccio vedere veloce. Poi ho preso queste qua nere, tre paia nero, la scatola è questa, non so se l'ho fatto vedere. Comunque queste qua nere semplici, ho preso queste, ne ho presi tre, uno, due e tre, anche questo qua uguale. Poi gli altri due invece sono questo, che è acquamarina. Mi piacevano i colori, allora ho voluto, diciamo, prenderli. E sono così in pizzo. Così. E per finire questo, che è corallo. È tipo un rosa forte. Fatto così. Allora, mi piacevano, poi li ho voluti provare e allora ho detto, ma così quasi li prendo, li provo e preferisco essere, diciamo, un po' più comoda. Comunque questi sono stati gli acquisti che ho fatto nella bancarella. Allora, stavo dicendo che oggi pomeriggio, allora adesso sono le 2, per cui verso le 3, 3 e mezza andiamo a questo sapone, che è questo. Vi faccio vedere il volantino, che questo qua, lo faccio vedere veloce perché sennò poi il video dura troppo. Ci sono tantissime promozioni, come vedete, e avevo visto questo smalto qua a 3,90 euro, sinceramente, e vorrei prenderlo, adesso vediamo. E poi vabbè, ci sono altre, diciamo, cose in promozioni, che c'è anche in omaggio. Ad esempio, se prendi un crema corpo in omaggio ti danno questo, ad esempio, oppure le altre cose, le maschere, la carta igienica, cioè tutte queste cose qua, e sono tutti in omaggio. E allora, dato che l'hanno aperto oggi, voglio andare, così almeno compro un po' quello che mi serve e ve lo faccio vedere. Allora, questo video durerà come sempre un po' di più. Non vorrei farlo durare più di 30 minuti, perché calcolate che i vlog sui 25-30 minuti vanno bene, poi quando sono più di 30 minuti è un po' troppo lungo, per cui io spero che almeno questo vlog non dura oltre i 30 minuti. Detto questo, che vi ho fatto vedere tutte queste cose, adesso andiamo in giro, vi faccio vedere dove vado, perché poi stasera vado a lavorare, per cui non riprendo. Voi questo vlog lo vedete sabato,
Allora, dato che ho notato che nei weekend le persone sono meno presenti perché escono, avrei pensato di mettere il vlog del sabato alle 8 di sera, che forse è meglio, per cui preferirei che la gente guarda i video quando escono e non dopo un po' di... Cioè sì, vabbè, il video resterà lì, però caricare un video e poi ricevere 20 persone è pochissimo, per cui ho pensato di pubblicarlo alle 8 di sera, così almeno c'è la possibilità che qualcuno lo guarda di più. Allora, a parte il rumore, scusate, ma c'ho il ventilatore che va, l'aria condizionata, perché sto morendo di caldo e qua in Massarda non si può stare. Per cui, da adesso in poi, quando vedete questo vlog, i vlog saranno un giorno sì, un giorno no. Non li metterò tutti i sabati, anche perché fa troppo caldo e non riesco proprio a registrare, e anche perché le persone iniziano già a non stare più su YouTube, a stare meno su YouTube, per cui giustamente cercherò di fare solo due video a settimana e non tre. Comunque vi avviso già un pochino. Allora, prima che parlo troppo, io mi preparo, andiamo a questo sapone e poi se faccio qualcosa di diverso ve lo faccio vedere. Io devo vedere quanto dura questo vlog perché non posso farlo durare più di 30 minuti. Poi io parlo, parlo e non la smetto più di parlare. Ok, detto questo, ci vediamo dopo. Allora, volevo farvi vedere il nuovo, diciamo, ventilatore aria condizionata che ho comprato perché muoio di caldo. Cioè, stavo dicendo, volevo mostrarvi il nuovo questo, poi è arrivato il corriere, infatti non sono riuscita a parlare. Mi è arrivato sto pacchetto, non ho capito, allora viene dalla Cina, io non ho capito che cos'è perché io non ho ordinato niente. Adesso vediamo se... Boh, vediamo che cos'è. Non voglio rompere la scatola, perché se per caso è una cosa che non ho ordinato, sinceramente, che cavolo è? Sono due scatole e non ho capito che cosa sono. Lo scoprirò. Bene, devo guardare su Amazon. Vabbè, io apro queste scatole e comunque volevo dirvi, prima di andare via, di fare il letto insieme, perché non ho ancora fatto il letto, voglio fare il letto con voi e farvi vedere il nuovo acquisto, che poi farò la recensione per chi è interessato di come si usa. Scusate, ma ho corso per andare giù, dal corriere e in più sto morendo di caldo, non ce la faccio più, io non riuscirò mai a fare un video decente quando fa troppo caldo. Aspettate un attimo. Allora, questo è il nuovo acquisto, praticamente fa da ventilatore e condizionatore, per cui raffredda praticamente la stanza. Cioè, se sentite un rumore è perché è questo, per cui sto colando e meno male che c'è questo, che l'abbiamo appena comprato, perché sennò... Comunque vi farò anche la recensione, perché secondo me è anche utile... Scusate se mi è caduta la scatola. Comunque è anche utile per chi vuole comprarlo, per cui poi farò la recensione e vi farò vedere come funziona e eccetera. Detto questo, facciamo il letto insieme perché è tutto messo un po' disfato e poi dopo andiamo. Fatto, ovviamente il mio ragazzo fa la collezione dei cuscini perché non gli va bene neanche uno. E allora, io ho fatto solo il letto, ma quando ovviamente dormiamo queste coperte non ci sono perché qua si schiatta, per cui questo è solo per coprire il letto.
dato che è nuova e la volevo provare, l'ho messa così perché volevo, però sotto c'è il disegno e volevo lasciare così a vedere un po' come veniva il letto. Però queste due coperte quando dormiamo non ci sono proprio, per cui poi questa è leggerissima, per cui va anche come copri, diciamo, lenzuola, in poche parole. E niente, va bene, adesso si può andare. E adesso laviamo la macchina, è tutta sporca, porca di quella che stava lavando. Caldo boia, siamo andati a acqua e sapone e siamo andati a lavare la macchina e basta perché faceva troppo caldo, per cui vi faccio vedere quello che ho comprato, acqua e sapone, e cosa mi hanno dato in regalo, in omaggio. Allora, questo sacchettino, ovviamente non ho ripreso tutto il negozio, un pochettino, perché sinceramente non puoi riprendere nei negozi, per cui ho cercato di riprendere poco per farvi capire, basta, perché in teoria non si può riprendere. Sacchettino, mi ha dato il sacchettino e dentro, perché loro le dividono le cose, cioè le cose che si rompono, tipo i make up, così li mettono nei sacchettini e invece le altre cose te li mettono in quelli normali. Ho preso questo qua che era in promozione a 3,90 euro, adesso vi farò vedere lo scontrino e vi dirò i prezzi. Io con questo mi sono trovata bene l'altra volta, della Rimmel London, quello di 60 secondi, super shine. E c'era in omaggio la base Cut 5 in 1, che è questo qua. Cioè, due di questi costavano più di 5 euro ed erano scontati 3,90 euro. E dato che questo smalto l'avevo già provato e mi trovo bene, infatti c'è scritto omaggio, ho preso questi. Poi li provo e vi farò vedere il risultato, ma nel prossimo vlog, non in questo, perché sennò dura l'eternità. Poi ho preso, per dopo tanti mesi, ho preso questo qua, che è la Citrosil Spray Disinfettante. Elimina praticamente gli odori al 99% e ho preso la lavanda, con vere essenze di lavanda. L'ho visto da una youtuber che lo sta usando e dato che l'ho visto e lo volevo provare anch'io, l'ho preso. Anche questo sui 3 euro qualcosa, ma tanto poi vi dirò. E anche questo lo proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Poi ho preso il deodorante nuovo della Vidal, questo qui. Questo qua è muschio bianco di 48 ore, ma che già le aloni zero, praticamente asciutto invisibile. Questo era in promozione, poi c'è scritto nuovo,
per cui boh. Comunque questo. Poi ho preso il bagno schiuma idratante con proteine del latte della Nidra. Io con la Nidra mi trovo bene perché lo sto usando per le mani, e dato che hanno fatto anche il bagno schiuma, allora praticamente ho voluto prenderlo per provare. Che buon odore. Se mi trovo bene con questo, prenderò solo questo qua. Adesso sto testando anche il bagno schiuma per vedere se qual è, diciamo, il migliore. Ho preso questo, poi ho preso sempre bagno schiuma latte di cocco, questo qui del Milmil, di questo, anche questo di sicuro. Che buon odore, anche questo un buon odore, lo sono messo sul naso. Poi invece il mio ragazzo ha voluto prendere questo qua della Nivea, sempre bagno doccia rosa e latte di mandorla. Questo è 650 ml, questo qua nuovo. Lui ha preso questo. Anche questo non è male come profumo. Tanto Massimo glielo rubo un pochettino per provarlo. Comunque questo. E poi ho preso le salviettine, queste qua a 99 centesimi, che sono quelle che avevo provato l'altra volta dai cinesi e mi sono trovata bene. Per cui questi. E dato che mi sono trovata bene, ho preso quelli. Questi sono stati gli acquisti. Invece gli omaggi sono: il buono mi ha dato questo buono di 20% di sconto sull'acquisto di un prodotto a scelta, 20% di sconto, ce ne sono, se non sbaglio, 5. Questo è il primo volantino, sono 7 di 20% di sconto, che durano fino al 31 luglio, tanto ci devo ritornare, per cui è buono, perché non è male il 20% di sconto su un prodotto. E questo è quello che mi hanno dato in omaggio. Poi mi hanno dato in omaggio la tovaglia, questa qua. Io adesso ne ho due uguali, ne volevo diverse, ma vabbè, mi hanno dato questa qua. Questa qui ha le stelline con scritto mamma, misura 180x140. Con tutte quelle che c'erano carine mi ha dato uguale, perché anche mia mamma l'ha prese. Comunque questa tovaglietta qua non è male, ma se me le dava almeno un'altra diversa era più bello. Invece no. E poi questo in omaggio, che è la sacca, quello con la taschina, quello che pieghi con la taschina, che metti dentro praticamente, questo qua. Queste sono le tre cose che ci hanno dato in omaggio. Ah no, e poi c'era anche questo in omaggio, questo che se prendevi un prodotto della Nivea avevi questa schiuma, questa spugna a forma di cuore arancione in omaggio. E questo qua, un altro in omaggio. I prezzi, allora, in totale, adesso vediamo, no, finito. Ho speso 15,24 euro. Vediamo se riesco a capire. Allora, la bagno schiuma al cocco 1,50 euro. Il Citrosil, quello disinfettante, 3,45 euro. Il Vidal 1,49 euro. Le salviette struccanti 90 centesimi. Lo smalto che vi ho fatto vedere 3,90 euro. Poi quello della Nidra bagno latte 2,50 euro. E l'altro 1,50 euro. In teoria. Praticamente questi sono i prezzi. C'erano gli sconti, ovviamente non ho preso tutto il negozio, volevo farlo, ma ho detto no, perché non ti servono, prendi solo le cose necessarie, le cose che servono per il momento. Poi c'era tantissima gente e infatti era un po' complicato riprendere. Questo è. E niente. E queste sono state tutte le cose che abbiamo preso. Io voglio far vedere la spugna che abbiamo preso su Amazon. Vedere il coso che me l'ha bagnata tutta, che è questa qua, questa di 60x80 cm. Praticamente è una spugna che asciuga la macchina, come avete visto prima che vi ho fatto vedere, che asciugava la macchina. Non fa aloni e la devi strisciare, la passi sulla macchina e la strisci. Adesso è tutta bagnata, perché questa è la spugna bagnata, perché l'abbiamo usato prima.
Comunque questa serve per asciugare la macchina, tu passi sopra questo e si asciuga la macchina, in poche parole. Costa 12 euro e volevo fare anche questa una recensione a parte per farvi vedere che asciuga veramente, a parte che si è visto un pezzettino, però volevo farvelo vedere meglio. Adesso la lavo, che se non sbaglio puoi lavarla in lavatrice, e poi la metto nella macchina, così almeno la prossima volta vi farò la recensione, vi farò vedere come funziona questa spugna. Questo che sentite è quello che vi ho fatto vedere prima, se sentite il rumore del... perché fa caldo. Allora, sto video non so quanto è durato, perché le clip sono un bel po', per cui devo vedere quanto è durato questo vlog. È stato un po' un vlog di shopping che tutto il resto. Comunque, volevo farlo durare un po' di più il vlog, perché è da un bel po' che non faccio vlog lunghi. E secondo me i vlog lunghi tengono compagnia, specialmente quando qualcuno non sa cosa fare. Prende e vede i video vlog. Ovviamente uno non è obbligato a vederli tutto, per cui io di solito vedo sempre i video di tutti, ma fino in fondo, non è che vedo un video di 2 minuti e basta, chiudo qua, per cui di solito prendo e guardo il video tutto. Però secondo me i vlog tengono compagnia, specialmente se durano 25 minuti, 30 minuti, quindi. Questo è il mio parere. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se è più bello vedere un vlog lungo o un vlog praticamente che fa vedere 2-3 clip velocemente. Cioè, secondo me meglio video vlog lunghi. Vi ricordo anche che le notizie e gli avvisi ve li lascio nella community di YouTube su Instagram non tanto, su Instagram no. Di più ve le lascio sulla community di YouTube, per cui mi raccomando, se volete essere aggiornati sui video, guardate la community di YouTube, che lì ci saranno sempre, quasi sempre, i sondaggi per comunicarvi i video, se escono, se non escono, quali video escono. Praticamente metterò lì. So che qualcuno risponde ai sondaggi, perché al massimo che mi rispondono sono 20 persone, però vabbè, meglio 20 persone che 4, in poche parole. Va bene, ci vediamo stasera dopo, prima io alle 8:30 vado a lavorare, per cui se no ci vediamo dopo, prima che parlo troppo, anzi vi ho fatto vedere tanto shopping in un video. Potrei anche fare un video di shopping a parte invece di fare un vlog, invece ho messo tutto insieme. Secondo me è più bello, almeno si cambia un po'. Vabbè, ci vediamo dopo, che ormai sono le 5:10. Per cui ci vediamo dopo. Comunque sto andando a lavorare. C'è un sole. Per quelli che si domandano che non va bene guidare col telefono, ovviamente io ho il cavalletto, cioè il cavalletto in senso quello che avevo fatto vedere nell'altro vlog, e per cui in poche parole c'ho il cavalletto, cioè il supporto per l'auto. Per cui io faccio solo una mini clip e poi chiudo, perché sinceramente non posso, diciamo, guidare col telefono. Per cui io non guido mai col telefono, in poche parole. Per cui adesso vado a lavorare e io chiudo qua il vlog. Allora, sinceramente non ho mai registrato in macchina un vlog. È la prima volta, sinceramente. Però ripeto, dato che non mi piace registrare quando guido, perché devo stare attenta alla strada eccetera, che poi questo cavalletto supporto auto, diciamo che per fare video è un po' così così, perché non è tanto stabile, anche se cioè in teoria il cellulare dovrebbe essere dritto e non praticamente storto, per cui per farvi capire non va bene per i video. Però vabbè, dato che volevo fare questa clip che non ho mai fatto nei miei vlog, allora l'ho voluto fare.
comunque, detto questo, vado a lavorare. Finirò verso le 9:30, 10. Per cui adesso prendo le chiavi e spero che ce li ho. Sto già colando e fa caldo. Dato che le persone mi guardano male, perché è come se sembra che parlo da sola, anche se non è così, però è meglio che chiudiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Che è meglio. Ci vediamo al prossimo video. Sto colando, ho le gocce che mi scendono giù come niente. Spero che questo vlog vi sia piaciuto comunque e che un po' di compagnia al prossimo video. Ciao!